miliardi e mezzo, avesse 8.000 vitalizi. Bravo. Mettiamo una busta paga normale, adeguata, normale. Togliamo i premi a fine pensione dopo 35 mesi, doppio incarico, triplo incarico. Perché non ha detto questo? Perché non ha detto prendiamo i soldi da lì e poi vediamo di fare un reddito di cittadinanza? Cazzo, un reddito di cittadinanza c'era tutto il mondo, bravo, porca puttana, tranne noi e la Grecia, non inventiamo nulla. E dove prendiamo i soldi? Ma poi dai, 102.000 italiani che percepiscono e ci costano 13 miliardi di euro. Perché percepiscono una pensione che va da 10.000 a 90.000 euro al mese? Perché non vai e dici, signori, abbiate pazienza, siamo in emergenza, prendetevi 4.000 euro di stipendio per 5 anni, con quei soldi lì facciamo un reddito di cittadinanza per i giovani che non devono accettare qualsiasi cazzo di lavoro. E allora troviamo nella finanziaria il detto patto di stabilità 2 miliardi e 2 per fare la TAP. Per fare la TAP che porterà 20 miliardi a debito, project finance, non me lo chiedo a spiegare a voi, siete inversi del project finance. Il nostro comune si indebita per il project finance, compra e si indebita con un mutuo da 4 milioni per fare delle cose che non stanno in la sesta porta, cazzo, avete la sesta porta, sembra, cos'è? La sesta porta che passi nell'area privata con una setta satanica, che cazzo? E allora basta cemento, noi siamo per cemento zero, diciamo cemento zero, si ricostruisce quello e si riconverte quello che c'è già, basta opere inutili, allora i soldi li trovi, le grandi opere, basta, non ci crede più nessuno, metà mondo si è fermato, metà mondo, io vivo da un porto, voi volete fare il porto per far lavorare la CMR, di Ravenna, ma il porto di Genova, il porto di La Spezia, il porto di Savona, andate a vedere. Mezzo e poco, non arrivano più mezzi, arrivano molto meno, l'India e la Cina si sono fermati, hanno il mercato interno, non esportano, non importano più, producono per il mercato interno, i metà container sono vuoti, voi fate i porti, facciamo le infrastrutture, la TAP per far viaggiare forte le merci devono andare al corridoio 5, non è mai esistito il corridoio 5, se non nelle menti, sì. Nelle menti psicopatiche, nelle menti cerebro devastate di questa persona, il corridoio 5 che dovrebbe partire da Lisbona, ma non c'hanno neanche più soldi, gli occhi per piangere, andare all'Ural, la Russia non fa, ma sono ad alta velocità, ma di che cosa parliamo? I tedeschi hanno detto non abbiamo più soldi per la manutenzione di un binario ad alta velocità che costa tre volte di più, il treno è lungo 1500 metri, pesa quattro volte, ma bisogna che lo sappiate, perché non mettono le merci sul treno, di cui io sono pienamente d'accordo che farà essere il futuro, merci col treno, perfetto, mettono i camion sul treno, è diverso, spostano i camion da una parte all'altra. Quindi è il treno che pesa tre volte, consuma quattro volte di più e ha una manutenzione sui binari che non si possono neanche permettere più né i cinesi né i tedeschi. E noi sì! Noi abbiamo detto, noi troviamo 2 miliardi e 2, togliamo 400 milioni alla scuola, tagliamo la sanità. La sanità così, arrivo la sanità, senza informare, senza sapere, senza dire alla gente, guardate che la sanità è una cosa, la salute è un'altra. Ma non si può pensare di non informare mai la gente. Quando tu tagli il welfare, quando abbassi il tenore di vita delle persone, quello che risparmi lo paghi in sanità. Perché stare in salute vuol dire che stanno bene, dipende dal stare bene, dipende dal tuo stato sociale. Più si abbassa il tuo stato sociale, più ti ammali posto come sanità. Devi far star bene la gente per risparmiare sulla sanità. E due cose, poi l'informazione. Devi avere l'informazione, quindi le code degli ospedali devono essere in rete, non è che vai là e fai la coda, basta metterle in rete. Allora, fai degli ospedali, ma cazzo, ma di nuovo, siamo nel psicodramma. Vai nei pronto soccorsi, la gente nei letti sparsi così. Vai fuori gli avvocati che ti dicono poi in casa. Ma che cazzo te dici? Eh sì, non aspettano altro. I medici, figurati. Sono terrorizzati da questo rapporto, devono farsi delle assicurazioni e pagano dei premi, quindi se devono farti un'operazione scappano, ti fanno fare migliaia di analisi. Allora vai a vedere, perché il 50% di tagli non servono. Allora
il 40% di risonanze magnetiche non serve, gli esami del sangue non ne parliamo, hai bisogno di due, tre cose del sangue, il piastrino, non so, l'emoglobina, ti può fare 20 esami del sangue. E ormai il parto non partorisce più un calcio di nessuno, c'è il taglio cesareo che costa 1200 euro invece che 600. Allora vorremmo intervenire un attimo lì sull'informazione e dire, signore, dipende da te la tua salute, dalla tua formazione, non puoi pensare che un medico faccia miracoli, non puoi pensare che hai fumato come una bestia, hai bevuto come una tosa, non ti sei mai mosso, hai mangiato dei grassi, delle poche monache spappolate, e poi vai devastato dal medico e dici, se non mi guarisci ti denuncio. Ma che cazzo stai dicendo? Ma signore, bisogna ricapire, bisogna ogni tanto capire, ogni tanto, bisogna anche che sappiamo che ogni tanto bisogna morire, certo? Non voglio morire per nessuno. Ma che ti fa? Allora c'è l'invecchiamento della popolazione, siamo i più vecchi del mondo, tranne il 2000, il lavoro, se noi facciamo reddito di cittadinanza, diamo la possibilità ai giovani di stare almeno 3 anni, di scegliersi 3 volte il lavoro, dobbiamo impadronirci noi, impadronirci è brutta parola, entrare negli uffici di collocamento con la rete e trasparente, e poi fare offerte alle persone, con i sindacati, le pensioni, le riforme, con questa legge. Non puoi mollare le persone. La piccola e media impresa in Francia, se un piccolo imprenditore non paga le tasse perché non ce la fa, se pagasse le tasse, come la maggior parte dei piccoli imprenditori, se pagassero le tasse chiuderebbe. Qui ti fanno chiudere, qui arriva Equitalia, che ti fa chiudere, deve chiudere Equitalia, i rapporti devono essere col tuo comune. Populista! Populista! Populista del lavoro! Però tu non investi 500.000 euro sui tuoi figli facendolo laureare con i sacrifici che avranno le famiglie, con un master magari all'università degli Stati Uniti, e poi lui si deve accontentare di andare dentro un call center a 400 euro. Non è lavoro! Non è lavoro! Il lavoro deve essere retribuito, no! Il lavoro che potrebbe fare il minatore a 1.000 metri, a 1.200 euro al mese, qual è il lavoro? Si muore sul lavoro, si muore per cercare il lavoro. Si muore se non hai lavoro, la gente sa male, ma stiamo aspettando, il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, ma non può essere la tua vita! Abbiamo bisogno di altre persone, fuori, devono andarsene via, o con le buone, o con le meno buone, perché noi siamo per le buone, noi riempiamo un vuoto di buoni, ce li ho qua i buoni, guardateli un po', questi sono i grillini, sono tutti incensurati, trovati. Quando togli i soldi alla politica, o la fai per passione o vai a fare un altro lavoro, hai capito? È questo. E loro non hanno la mentalità, non possono, perché nel DNA, non ce l'hanno nel DNA, non possono capire che qualcuno può fare qualcosa per un altro, per un'altra persona, non ce l'hanno dentro, perché loro devono guadagnare da qualche parte. E questa è la chiave di svolta, cari signori. Nel nostro gergo, nelle nostre parole della politica, ci deve essere questo, ci deve essere il senso della comunità, il senso di aiutare le persone, una parte del tuo lavoro la devi dedicare agli altri. Come sto facendo io? Io non dico le parole, lo fa. Ero un comico, vi ricordate quando ero un comico, Dio mio, che facevo piazze così a pagamento, Dio mio, non è normale. Ebbene, li farò ancora, spero che riuscirete a trovare nel mio spettacolo, però adesso lo faccio per gli altri, per loro, per venire qua. E allora se ognuno di voi, tu fai l'idraulico, l'elettricista, il commercialista, l'architetto, se una parte della vostra vita, la dedicate agli altri, lo cambiamo sto paese. Perché quella lì la fa. Miseramente, ti fanno chiudere miseramente, miseramente, sei
150 delocalizzano. Io voglio che dalla Svizzera, dalla Slovenia, vengano da qui la gente qua, non il contrario. Basta andare via. Dobbiamo agevolare qualsiasi piccolo e medio imprenditore che la nostra ossatura, che non c'è rimasto altro, cari signori. Si sono divorati. Si sono divorati qualsiasi cosa, la Telecom, si sono divorati, abbiamo fatto tutto, meglio di tutto il mondo. Avevamo l'Olivetti, insegnavamo l'informatica agli americani, 6 anni di Benedetti, non c'è rimasto più nulla. Abbiamo questi grandi capitali di industria con le pezze del culo che vanno in televisione a parlare di moralità del capitalismo. Hai capito? Si sono mangiati tutto, non c'è più la grande. C'è però la genialità del piccolo imprenditore che ha parlato, quello che ha parlato, lui dov'è? Lui, e poi parli, perché ha fatto un discorso, lui vive con i suoi operai, vive con i suoi 20 persone, sta con loro. Non è l'imprenditore che pensiamo noi, invece che sta da parte, fa graffiti sulla schiena, sul sudore degli operai. È un operaio come gli altri. E abbiamo bisogno di queste persone. Che fanno, che cambieranno la storia. Io vi dico, Napoli? C'è un asset nella manica, è lui, no? Perché ci vuole frigorifero nella Ferrari? Perché un 10 è buono per la Ferrari, ci vuole frigorifero. Perché se c'è una lattina viene tiepida, non può bere nella Ferrari. Viene subito calda. Ma allora, sapete, poi la Ferrari è un grande, meno male, il male in Italia ce ne abbiamo solo noi, solo che la Ferrari, dato che 3 miliardi di persone si sono calmate, magari la Ferrari fa 4.000 auto all'anno, e ce l'ha adesso 800 in magazzino, può chiudere da un metro all'altro, avrà delle difficoltà anche la Ferrari. No, il famoso made in Italy. Allora, detassi completamente gli investimenti, i dividendi, i ricavi di chi fa il vero made in Italy. Ma chi fa quello figo paga tutto, vieni qua, ti aiuto. Ma è così. Allora io vi faccio una domanda, siamo in Toscana, bene, sapete qual è la nazione che importa più olio d'oliva del mondo? Del mondo, che importa più olio d'oliva del mondo? L'Italia, importiamo, sia chi è il più grande produttore di olio del mondo? La Spagna. Noi siamo il secondo produttore di olio del mondo e siamo il primo importatore del mondo. Vengono qua, prendono l'olio lampante spagnolo, vengono qua, lo mischiano, diventa olio dopo, poco, tutto, o chi? E parte col Made in Italy maggiorato di un euro al litro. Ma guardate l'autogrid, l'autostrada. Guardate nelle autogrid, non si potrebbe far lavorare, abbiamo 18.000 famiglie che fanno un olio il più buono del mondo, il campionato mondiale, la Ricco Pugliese e due volte il Toscana, abbiamo l'olio migliore del mondo, vai in un autogrid, metti la produzione locale dell'autogrid, no, c'è un olio della comunità europea che piange e che se ne va, io vado in autogrid, l'olio della comunità, ma che cazzo prendete per il culo? Allora, bisogna, siamo in guerra. Amico, siamo in guerra, io non sono venuto qua a dire che risolviamo i problemi. Avremo 10 anni di sofferenza, tutti insieme la facciamo la sofferenza. Però i programmi, le cose, siamo falliti e lo sa Rigoli, è venuto qua. Perché l'anno scorso siamo falliti, e l'Italia del nostro debito di mano alle banche straniere, tedesche e francesi. Se fallivamo l'anno scorso, 1.800 miliardi di debito, 900 in mano alle banche francesi e tedesche, ci portavamo via l'Europa. Non potevamo fallire, ecco che arriva Rigor e dice no, facciamo un po' di improvvisazione, non si può fallire, che cosa facciamo? Ci stiamo ricomprando il nostro debito in mano alle banche francesi e tedesche. Appena loro avranno risposto il credito, ci mandano a cagare. Noi possiamo fallire, noi, la Grecia.